uno dei lavori più straordinari di Palazzo Reale, è una grande mostra, è una mostra che ci riempie di orgoglio, perché è stato un lavoro importante, un lavoro che ha richiesto una tessitura di rapporti di prestito da parte di molte istituzioni da tutto il mondo, e la scoperta a Milano di un grande protagonista dell'arte del passato come non si era mai visto. Quindi una mostra completa, una mostra che ci permette di entrare nel mondo di El Greco dall'11 di ottobre all'11 di febbraio e di poter conoscere una figura davvero unica che è anche piena di aspetti singolari che ci stimolano davvero la curiosità di una conoscenza approfondita di un autore forse troppo poco raccontato qui da noi, troppo poco esposto rispetto a quello che merita questo gigante del passato. El Greco tra 1541 e 1614, questa è stata la durata della sua vita, ha prodotto dell'arte stupefacente, straordinaria. Ma questo è il grande giorno di due persone, Juan Antonio García Castro e Palma Martinez Burgo, che siedono qua a mia sinistra, che sono i curatori di questa mostra straordinaria, la mostra, la prima volta che vedremo, ma loro lo spiegheranno meglio di me, tanto greco in Italia. Non c'è stato mai una mostra così in questa dimensione. Innanzitutto è frutto di un lavoro lunghissimo, io credo, Simone, di non sbagliarmi, ma credo sia almeno 4 anni, se non 5 anni che lavoriamo. E ci sono stati necessari questi 5 anni perché avere prestiti così rilevanti dalle principali istituzioni culturali, non solamente europee, ma internazionali, non è stato assolutamente facile. Noi alla fine abbiamo convocato per questa mostra 54 opere, di queste 54 opere ben 41 sono proprio di El Greco. Noi ci troviamo di fronte a quello che io ho definito un artista europeo anteritano. Voi la biografia del Greco la conoscete sicuramente bene, sapete che è cretese, di Creta quando era sotto la dominazione veneziana, che ha conosciuto bene, diciamo, l'arte italiana dell'epoca, e in mostra avremo molti confronti soprattutto con gli esponenti della scuola veneta, quindi ci sono opere di Bassano, ci sono opere di Tintoretto, ci sono opere di Tiziano, e poi ha vissuto per ben 37 anni a Toledo, la patria di cui abbiamo qui l'onore di avere il nostro sindaco. Quindi in un certo senso eravamo tra 500 e 600, è stato uno fattualmente, concretamente, un artista europeo, cioè un artista in cui voi vedete la sintesi di due mondi completamente diversi, il mondo bizantino e il mondo occidentale. Prestiti unici, irripetibile, da 40 prestatori diversi che sono stati frutto di un lavoro lungo, delicato, basato sul consenso, che ha permesso di portare a questa città e in questa capitale culturale, assessore, questa eccezionale mostra. Un evento irripetibile. Esiste un certificato di nascita che confermi il luogo e la data esatta in cui viene al mondo, ma attraverso
un documento datato a Toledo nel 1582, sappiamo che si dichiara a se stesso originario della città di Candia, l'attuale Heraklion, capitale di Creta. E un altro documento datato nel 1606, in cui dichiara di avere 65 anni, che ci permette di collocare che dovrebbe essere nato intorno al 1541. Questo è quello che sappiamo della sua nascita. È a Roma dove inizia a essere conosciuto non con nome e cognome, ma con il suo soprannome, il Greco. 45 dipinti del Greco provenienti di vari paesi, più altri 10 di importanti autori italiani come Tiziano, Correggio, Tintoretto, Jacopo Bassano, Guglielmo della Porta, eccetera, compongono una mostra di altissimo livello, magnificamente progettata e allestita grazie al buon lavoro di Corrado Anselmi. Per approfondire l'evoluzione artistica, tematica e tecnica che sviluppa partendo dal suo viaggio vitale attraverso le città del Mediterraneo. In questo labirinto metaforico proponiamo un percorso che unisce il discorso biografico, tenendo conto delle diverse fasi in cui ha passato la sua vita, con l'approccio strettamente artistico, dove vengono affrontate le diverse soluzioni narrative e compositive con cui si è confrontato nel corso della sua carriera. La mostra si compone di 5 unità. Il Bibbio, la prima, una unità espositiva che affronta gli esordi dei pintori nel circolo della produzione cretense di icone e il suo successivo apprendistato a Venezia e poi a Roma. Una tappa decisiva in cui diventa definitivamente pintore alla maniera latina, abbandonando la maniera greca propria dei Madonelli. Dialoghi con Italia. Questa sezione, un ghigno all'Italia, espone una serie di opere realizzate dal Greco sotto l'influsso e gli insegnamenti dei maestri italiani di lui ammirati, sia per l'uso del colore e della luce, come Avene con Tiziano, il Bassano, Tintoretto, sia per la maestria della figura e il canone nel caso di Michelangelo. In questo modo, le opere del Greco e quelle dei suoi maestri dialogano in una cornice unica. Dipingendo la santità, nella città di Toledo, la terza sessione, nella città di Toledo e dentro il contesto della Controriforma, il Greco realizza un enorme mole di lavori come pintore di scene religiose e dipinti devozionali, attraverso i quali creò un'empatia fino ad allora sconosciuta per una clientela eterogenea, unendo grandi commissioni ed altri di natura anonima. Di nuovo l'icona, la quarta unità, narra la fine della sua vita. Alla frontiera del 1600, il Greco torna al sistema compositivo appreso dalle icone della sua Creta nativa. Sviluppa una produzione caratterizzata da un approccio diretto, frontale, senza nulla che distorga la devozione. È un'opera di forza espressiva psicologica dove indaga la capacità dei gesti e il valore dell'eloquenza. L'ultima sezione. Un omaggio allo Conte rende omaggio alla unica opera mitologica realizzata dal Greco, il Conte, ispirato alla tragedia della guerra di Troia, alla cui scoperta all'inizio del Cinquecento colpì tutti gli artisti di quel momento. Una geniale e tardiva opera piena di messaggio
che ancora oggi rimangono in stile di conoscere a fondo. E questo è l'anno, è 1598. E la firma, sì. È la noria di San Antonio, la noria che ha in Toledo, las huertas. Che meraviglia proprio. Sabe che dice che Rubens ve este quadro e pinta il ritratto del Duque della Roma con il mismo cavallo bianco. Tra i luoghi dell'arte universale, Toledo è una città grande come Roma, come Venezia, come Firenze, grazie al Greco, grazie all'entierro del Conte d'Orgazza, che è un'opera che consacra una città come la sua veduta nella gloria di un pittore visionario che si stringe a Toledo per una ripulsa da parte di Filippo II, che non crede sia il pittore più adatto per le Escorial, e quindi si adatta a chiamare pittori come Fernandez e Navarrete, di cui nessuno ricorda l'opera e il nome, o Zuccari, pittore pur importante della maniera italiana. E quindi possiamo dire che Toledo ha goduto della fortuna e del beneficio di una gloria in pittura grazie a un'incomprensione del potere rispetto a un artista che non è nato ribelle. Gli artisti non nascono ribelli, però possono diventarlo. La sua ribellione è una ribellione non voluta, ma che rappresenta un arroccamento a Toledo, dove lascia le opere mirabili che spiegano la presenza del sindaco della città e del vice sindaco in questa occasione, proprio perché risponde a un rapporto difficile che non fu quello di Michelangelo con il Papa Giulio II e Leone X e Clemente VII, che sempre lo guardarono con l'attenzione che meritava. La natura profonda della pittura di El Greco fino alle sue opere tarde era una natura veneziana, più di tutti egli è veneziano, più prima che greco e prima che spagnolo, perché la sua avventura, la sua fortuna quando arriva nel 1567 a Venezia è di trovare il mondo più pieno di quel sangue della pittura che è la pittura veneziana, che è pittura dell'anima, pittura della vita, e quindi vuol dire con ciò Tiziano vivo, Tintoretto vivo, Paolo Veronese vivo, Jacopo Bassano vivo. E Bassano è pittore meno conosciuto, ma tra i più grandi e tra quelli che lui sicuramente guarda con maggiore interesse. E in questo rapporto, la fusione che egli fa di Tiziano, Tintoretto, Veronese, Bassano, determina delle immagini di un ulteriore pittore veneziano che lui diventa e si consacra, come si vede bene dal dipinto che viene da Parma, che è una delle opere più veneziane, sembra una miscela fra Tiziano e Tintoretto che è la guarigione del cieco qui presente. Fa diventare una visione, fa diventare un sogno. E questo è qualcosa che nessun pittore ha, anche Velázquez, anche più grande come lui, lui è tra i 10 più grandi di tutti i tempi. E allora l'idea che poi da lì lui misceli la sua pittura con quella dei grandi veneziani determina quella dimensione che lo rende così diverso da ogni pittore antico, un visionario che non ha tempo. È difficile dire che il Greco sia un pittore del Cinquecento, è difficile dire che sia un pittore che ha vissuto una parte della sua vita ed è andato anche più avanti della vita di Caravaggio, ha vissuto più di Caravaggio nel tempo, è nato prima, nasce 30 anni prima di Caravaggio e muore 4 anni dopo, nel 1614, quindi ingloba nella sua vita anche Caravaggio. Ma mentre in Caravaggio c'è una modernità legata al rapporto con il reale, in Il Greco c'è già Francis Bacon,
e nessuno riesce a impedirgli di scavalcare i secoli, di correre più avanti. Uno soltanto si può misurare con lui per la stessa capacità grandiosa di contenere da Giotto a Balthus, da Giotto a Bacon, ed è Velázquez. Molte altre cose, perché la mostra la vedremo, ma credo che sia stata un'occasione perché Milano, che è una città universale, potesse far vedere un artista che non ha qualcosa che è collegato a un territorio. Le mostre sono legate ai territori, la mostra di un artista si fa del luogo dove è nato. A Milano si può fare qualunque cosa, da El Greco a Francis Bacon, e questo percorso è un percorso dello stesso tempo, che è un tempo della mente, non è il tempo della storia, e chi ha vinto la storia l'ha sopraffatta e l'ha fatta diventare un tempo parallelo in cui non c'è niente che è lontano e niente che è vicino, è stato il Greco. È il pittore più vicino di quelli che sono dentro la storia, ed è un pittore assolutamente contemporaneo, ed è purtroppo un grande pittore un grande pittore veneziano che la Spagna ha ospitato e ha reso così grande.